Dio si è fatto carne in una storia e in una geografia. Ci sono le coordinate geografiche e storiche dell'incarnazione e della epifania, della rivelazione della incarnazione di Dio. In questo Vangelo di oggi appare chiaramente, perché sono le coordinate storico-geografiche del compimento di una promessa, del compimento di una parola. Perché l'incarnazione è il compimento di una promessa, il compimento di una profezia che tutti noi abbiamo ricevuto. La prima profezia del protovangelo, quando di fronte al peccato originale che avrebbe dovuto avere come conseguenza la morte, Dio, come un padre buonissimo, ha aperto un varco come una uscita di sicurezza, la possibilità di tornare al cielo. Attraverso l'accettazione, l'obbedienza alla storia, l'accettazione di ciò che avviene nella storia che è tracciata dalle conseguenze amare e dolorose del peccato. La donna, che sappiamo vive con dolore il suo parto e con difficoltà i rapporti con il coniuge, le femministe, chi oggi parla tanto di patriarcato, eccetera, che non sanno che nelle prime pagine della Bibbia era già tutto scritto. È vero che il demonio dall'inizio ha attaccato la donna, perché la donna porta in sé la fabbrica della vita, che è quanto di più vicino, di più prossimo a Dio. Vi è sulla terra, nella carne di un uomo, dove avviene il mistero della creazione, di una creatura molto buona della persona umana. È sempre un mistero, certo lo è anche nel regno animale, anche nel regno vegetale, laddove esiste la vita. È un mistero che in un certo momento storico, in un certo momento geografico e non in altri, appaia una persona irripetibile, che mai è stata e mai sarà, e appare nel seno di una donna. Ed è lì che il demonio ha tentato per distruggere l'opera di Dio, per invidia, l'opera più bella, quella che è sua immagine e somiglianza per l'eternità. Per questo per una donna c'è una sofferenza nel parto, c'è una sofferenza nelle relazioni per la sua debolezza intrinseca, e non sarà certo diventando più forte o come un uomo che si supererà questo, perché poi si capovolge tutto come stiamo vedendo oggi, e i ruoli invertiti non sono la soluzione, o i ruoli fluidi non sono la soluzione al male, il male nel cuore. Così l'uomo, anche questo lo vediamo molto prima di Marx e di tutte le teorie economiche e sociologiche, che il lavoro è duro e che spesso c'è un'ingiustizia, che si vive mentre si suda, non solo nella terra che produce cardi quando dovrebbe produrre dei frutti buoni, perché ci sono inondazioni, perché piove o non piove, perché ci sono malattie nelle piante, per la stessa impossibilità dell'uomo di uscire al campo a lavorare. Ma questo oggi vale per tutti i tipi di lavoro, la crisi costante che c'è nel mondo del lavoro, non solo nella storia, dalla schiavitù al mobbing, eccetera. Nella storia sempre appaiono le conseguenze del peccato, che vediamo nel capitolo 3 della Genesi. Dico tutto questo perché oggi l'incarnazione di Dio si rivela come una luce in un mondo di tenebra, e questo mondo di tenebra si fissa in un luogo particolare, che è la via del mare in Galilea, questa via del mare che collegava l'Egitto a Damasco, una via commerciale importantissima e trafficatissima, e passa attraverso la Galilea delle genti, che è al confine di Israele con i popoli limitrofi e pagani. Tanto è vero che grandi folle cominciarono a seguire il Signore dalla Galilea, dalla Decapoli, cioè 10 città pagane che contornavano la Galilea. La Galilea era una zona di confine dove c'era molto sincretismo, dove per fame di denaro, per i commerci, si chiudeva un occhio, spesso anche due, sulle prescrizioni della legge. Era alla periferia, erano posti più lontani dal centro, dal Tempio, da Gerusalemme, anche se poi anche da Gerusalemme cominciano a seguire il Signore. La Galilea è l'immagine, il simbolo della terra sulla quale noi siamo chiamati a camminare per tornare al cielo. Questa via del mare è la via nella quale noi siamo chiamati a camminare, questa via in mezzo al caos, in mezzo alle contraddizioni che tutti noi sperimentiamo ogni giorno, i nostri limiti, il nostro desiderio forse di obbedire al Signore, il nostro desiderio di compiere la sua volontà, o il nostro desiderio di avere una famiglia, di avere dei figli, di vivere più o meno onestamente, eccetera. Ma in
incontriamo i limiti della nostra carne, la nostra debolezza, e allora le incoerenze, le incongruenze, le contraddizioni, i peccati, questo grande mercato a cielo aperto, dove viviamo di fatto le conseguenze del peccato. La luce splende nelle tenebre, la creazione è cominciata con la luce, la nuova creazione comincia con la luce e si compirà con la luce, comincia il Natale con una luce, passa per l'Epifania con una luce e poi arriverà alla Pasqua, che è la luce che non conosce tramonto, la nuova creazione. Ma perché la luce brilli occorre accettare di stare nelle tenebre, e questa è la condizione decisiva, accettare di essere malati, accettare di essere infermi, accettare di avere bisogno della luce. E come possiamo noi accettare di avere bisogno della luce per essere salvati e per poter tornare a casa, per poter tornare al paradiso, cioè per poterci convertire, per poter essere guariti ed entrare accettando le conseguenze da vivere dei nostri peccati, i limiti che Dio stesso ha imposto all'uomo fuori dal paradiso in esilio? La croce nella nostra vita, proprio se abbiamo ogni giorno esperienza dolorosa di questi limiti. Per questo la notte che stiamo vivendo è il primo segno dell'amore di Dio. Paradossalmente la notte che ci stringe la gola, che ci angoscia, che ci angustia, è il segno che Dio non si è dimenticato di noi, che non ci vuole lasciare nella alienazione. Diceva Fulton Sheen che in alcuni momenti Dio, per parlare ai cuori e ammorbidirli, li deve spezzare per un lutto, per una frustrazione, per un dolore molto forte. Un chiodo della croce deve penetrarti profondamente nella carne. Allora forse ci svegliamo. Apriamo gli occhi e vediamo la luce che brilla nelle tenebre. Dice il prologo di Giovanni che le tenebre non hanno accolto la luce. Quindi non è così naturale e così scontato. Bisogna avere bisogno della luce. Bisogna essere come quando non ce la fai a respirare, hai bisogno di ossigeno, sei sotto l'acqua, non ce la fai più e devi tornare alla superficie. Ecco, allo stesso modo. Allora, se noi oggi siamo in questa terra di Zabulon e di Neftali, due tribù che si erano separate da Giuda, contribuendo alla frattura del regno di Israele, erano forse le più lontane a livello dottrinale, anche per la loro collocazione geografica. Se siamo lì, in queste coordinate storico-geografiche descritte dal Vangelo di oggi, piene di malati, di sofferenti, piene di incubi, piene di dolore, di paura, di angoscia, se siamo oggi così, bene, allora oggi è predicato a noi il Vangelo. La luce è l'annuncio del Vangelo. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi perché il paradiso è più vicino oggi di quanto tu possa pensare. Perché proprio nel momento in cui tu sperimenti e accetti di essere dentro una storia di salvezza, perché hai bisogno di salvezza, perché stai partorendo con dolore, perché il rapporto con tuo marito è difficile, perché il lavoro non dà quello che vorresti, perché il sudore della fronte non produce ciò che vorresti, perché vivi in una grande ingiustizia che è vivere fuori dal paradiso, vivere lontani da Dio, se accetti questo che è la conseguenza amara del tuo peccato, convertiti, perché il regno dei cieli è vicinissimo, perché accettare la realtà che viene dalla luce del Vangelo apre a noi le porte del paradiso. E nel momento in cui ti converti vivi già l'esperienza della primizia del paradiso, perché nella conversione già il tuo cuore è rivolto di nuovo a Dio. Nel pieno e nel massimo della sofferenza tu puoi essere più vicino a Dio, esattamente come Gesù Cristo: papà, padre, padre, perché mi hai abbandonato? E mentre era lontanissimo dal padre, era vicinissimo al padre, perché ne stava compiendo la volontà, perché stava aprendo la porta che separa l'uomo da Dio. Questa è l'incarnazione oggi nella nostra vita, nella nostra storia. La buona notizia è che il Vangelo arriva e ti dice: guarda che il regno di Dio è vicino, guarda che casa, il paradiso, casa è vicinissima, guarda figlio mio, rialzati, rientra in te stesso e torna a casa, perché tuo padre non ti tratterà mai come un garzone, ma come un figlio amatissimo, perché mai ha smesso di guardarti come figlio, mai ha smesso di guardare la pecora perduta come una pecora del suo ovile, mai, mai. Allora coraggio, perché la conversione è essere presi sulla spalla dal Signore. La conversione è rientrare in noi stessi, e il momento in cui rientriamo in noi stessi già siamo a casa. Perché già la decisione di tornare a casa per il figlio prodigo già era stare a casa. Già è stare a casa. Coraggio, perché il regno dei cieli è veramente vicino. Oggi, perché Dio si è fatto carne in questa storia, in questo luogo dove tu oggi sei.